Alla sala Don Bosco di Bova Marina, Salvatore e Francesco Borrello fanno una conferenza di studio sulla figura di San Leo. Quindi San Leo, un santo più che universale, un santo emblematico, un santo particolare proprio per la sua devozione alla spiritualità, per la sua umiltà, già sin dalla giovane età, sin dai 12 anni. Ecco, cosa rappresenta proprio per questa sua forza di buon cristiano questo santo oggi? Guarda, diciamo che la figura di San Leo è poco conosciuta dal punto di vista storico, perché non ci sono molte notizie storiche. Però diciamo perché il movimento del Basiliani si fonda nel Medio Oriente, quindi nell'attuale Turchia. Però c'è un momento in cui alcune notizie storiche emergono ed è quando i Basiliani, quindi i monaci Basiliani, si spostano. Perché c'è stata la persecuzione iconoclastica, nel senso nella cosa delle immagini, e quindi si spostano nella parte della Calabria. E da qua partono una serie di monasteri, siamo intorno al VII secolo, una serie di monasteri, tra cui quello che fondano vicino ad Africo, e lo fonda proprio San Leo, che si chiama la Chiesa dell'Annunziata. Ecco, per inquadrare la figura di un santo, come di qualsiasi essere umano, bisogna inserirlo nella cornice del contesto storico. Nel secolo a cui lei si riferiva, che cosa accadeva storicamente, socialmente? Quali fermenti, quali cambiamenti o quale situazione sociale era dominante? Diciamo che il periodo storico non è propriamente definito, perché i Basiliani, al contrario, diciamo, dei monaci dell'Occidente, puntano più su un profilo spirituale. Però orientativamente si può, secondo me, attribuire intorno all'undicesimo secolo la figura di San Leo. L'uniche notizie certe che abbiamo è quando, per esempio, viene a Bova il vescovo Monsignor Modafferi, siamo 1624, e lui vede questa devozione a San Leo, però non ha dei dati storici. Allora scrive alla Santa Sede, e la Santa Sede dice: guardate, è un culto che bisogna promuovere, e dalla parte. Cioè, sono quasi 400 anni in cui, diciamo, c'è stata la devozione alla figura di San Leo. Per concludere possiamo dire che San Leo è stato un santo nel vero senso della parola, nel senso più aderente all'etimologia della parola, no? Per il suo impegno, la sua devozione, la sua umiltà, i momenti in cui nella sua vita privata di ritiro si dedicava anche alla flagellazione proprio per contenere l'istinto. Per contenere gli impulsi e vivere la spiritualità. Ecco, cosa manca oggi, cosa può dare oggi San Leo alla figura di un buon cristiano nel momento di crisi che anche la Chiesa sta un pochettino attraversando? Per delineare la figura di San Leo, siccome non ci sono notizie storiche, dobbiamo fare riferimento alla figura di San Basilio e al movimento basiliano. Quindi alcune cose, diciamo, sono più tra leggenda, storia, non ci sono, diciamo, fatti concreti. Però qual è la cosa che caratterizzava i monaci basiliani? I monaci basiliani erano soprattutto la meditazione, la conoscenza delle sacre scritture, il lavoro e la preghiera. Ecco perché nell'iconografia San Leo viene presentato, vedi, Simbolo del con la pece, e di lato il pane la pece, no, e è l'accetta. l'accetta. Perché, diciamo, essendo un monaco basiliano, dedicavano molta attenzione al lavoro. Quindi lui andava nei boschi, intacciava i pini, raccoglieva la resina e poi andava nella vicina Messina a vendere la resina. E qual è stata, secondo me, la forza di San Basilio e di San Leo? Che pur essendo un monaco e vivendo, diciamo, nella solitudine, però non era estraneo al mondo, no?
viveva lontano dal mondo, però pur non essendo estraneo al mondo. Cioè lui era, aveva la sua vocazione nei boschi, quindi viveva tranquillo, però vedendo la povertà delle persone che lo circondavano, non esita a lasciare la sua vita tranquilla nei boschi e dedicarsi alla raccolta della resina per poi venderla a Messina e ricavato dai poveri. Un ultimo messaggio, no? Per riappacificare la disputa che si è creata tra gli africesi e i bovesi sul diciamo l'appartenenza di questo santo. Allora, guarda, questa diciamo è una cosa storicamente, questa si può stabilire perché praticamente il monastero dell'Annunziata si trova nell'Aspromonte, vicino ad Africo Vecchio. Però che cosa succede? Che Africo faceva parte del casale di Bova, quindi non possiamo definire se era di Bova o di Africo, nel senso che lui era sicuramente nato vicino al torre il monastero dell'Annunziata, però essendo Africo casale di Bova possiamo perfettamente dire che appartiene a tutte le due popolazioni, anche perché cioè la qualità di un santo trascende diciamo la parte geografica, no? Quindi noi lo veneriamo sia come santo di Bova sia come santo di Africo, ognuno con piccole sfumature, non ci sono grandi sfumature. Per esempio noi cantiamo i colloqui, i versetti a San Leo, loro li cantano, mi pare la festeggiano il 12 e noi invece il 5, ma ci sono piccole cose, le reliquie ci sono sia a Bova che ad Africo, quindi tutto sommato diciamo è una cosa che si può accettare così. Ecco, grazie mille all'ingegnere studioso Salvatore Borrello. Grazie, grazie a voi e grazie della vostra attenzione. Un saluto a Telemelito e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora. Sì. Ora io vorrei intanto dire, noi siamo gli organizzatori insieme ai relatori, noi siamo ex allievi salesiani, cioè ex studenti dell'Istituto Salesiano. Per chi non lo sapesse, abbiamo un'unione di ex allievi a Bova Marina e ogni tanto ci sforziamo di fare qualche cosa che sia utile. Ora vogliamo ricominciare per quest'anno a fare qualche incontro di studio qua. E abbiamo pensato di cominciare con il tema più importante probabilmente per Bova, per la bovesia, cioè San Leo. Perché con San Leo? Perché i fratelli Borrello, l'ingegnere e l'avvocato Borrello, hanno approfondito il tema e noi abbiamo approfittato della loro cortesia per far dire loro se ci sono novità, perché qualcuno ha scritto già su San Leo. Ma nella tesi dell'avvocato e nel libro che hanno i fratelli redatto, ci potrebbero essere delle novità sul soggetto San Leo. Questa è la premessa. San Leo, non tutti conosciamo la storia di San Leo, io sono tra quelle che non ha approfondito la storia di San Leo, però sappiamo che è un monaco basiliano, che è nato a Bova, questo l'ho rilevato, ma posso anche sbagliarmi, perché io ho rilevato, è nato a Bova da famiglia X, vabbè. Apposta dico, gli approfondimenti poi servono a chiarire queste cose, a chiarire queste cose. Ora, mi scuso, vi faccio perdere 10 minuti solo. Io voglio sottolineare un fatto concreto. Prego. Voglio sottolineare un fatto concreto, cioè Bova, prima di Bova Marina, perché Bova Marina non c'era, è il paese, la cittadina che ha espresso cultura, forte cultura in questo contesto grecanico, tra virgolette. Io ricorderò semplicemente alcuni soggetti che ho conosciuto e altri che ho conosciuto indirettamente attraverso qualche scrittura. Cioè voglio ricordare per esempio Domenico Napoleone Vitale,
Vitale, io ho avuto l'opportunità di trovare un libro di Vitale, di poesie, un tomo così, dove ci sono poesie straordinariamente belle e interessanti. Non so come, non sono, come si dice, di più larga portata, ma sono a livello dei grandi, secondo me, dei Carducci, dei Pascoli, dei D'Annunzio, voglio dire... Cioè, io ho letto tante poesie di Vitale, ma veramente interessanti e belle, e moderne anche. Perché è impeccabile da un punto di vista metrico. Metrico, esatto. E poi c'è un altro che non ho conosciuto, il Pasquale Natale, filosofo grecanico, grecista, canonico prete. Altri li ho conosciuti. Ho conosciuto alcuni personaggi simpaticissimi e assolutamente intelligenti. Tipo per esempio l'avvocato siciliano, persona viva, ma tutto questo lo esprime Bova. Non li ricorderò tutti, ma ricorderò alcuni che ho avuto modo di conoscere e con cui anche conversare qualche volta. Ho conosciuto l'avvocato Condemi, il padre di Luca Condemi, altra persona di impeto assalto, un grande parlatore. Poi ricorderemo tutti il dottore Barbarello, amico carissimo di tutti noi, ex allievo. Poi ho sentito parlare, non ho conosciuto, il professor Violi, padre dei fratelli Violi, del giudice e del dottore. Poi ho conosciuto e ho apprezzato tantissimo Sparai Luperi, cioè professor Borrello Pietro, il loro padre. Persone che ricordo con grande simpatia, la verità, e con grande affetto pure. Poi ho avuto rapporti con Pino Foti, il sindaco di Bova. Bova, se gli toccavate Bova saltava in aria, lo toccava la tarantola, Bova. Io, Bova, Bova superiore, no, Bova. E per ultimo, vivo e vegeto e assolutamente in forma, il giudice Viola, dal quale ci aspettiamo anche qualche scritto, pare ci sia qualcosa in itinere, sì. A questo gruppo di persone si aggiungono i fratelli Borrello, nel senso che, come tutti questi soggetti che hanno amato la loro terra e che sono stati strettamente legati alla loro terra, anche loro dimostrano questo, cioè di interessarsi ancora in questa era di Bova e quindi di San Leo, che è di Bova. Quindi questo è attaccamento alla propria terra, alla cultura della propria terra e al contesto, voglio dire. Io spesso mi meraviglio, e l'ho spiegato, l'ho detto a volte anche a qualcuno di queste persone, mi meraviglio come Bova, con cotanto sapere, con cotanti rapporti anche fuori, bypassavano tutto, Reggio Roma, voglio dire, non ha inciso più di tanto sul vicinato, sui paesi vicini, Palizzi, Condofuri, San Lorenzo per esempio, hanno avuto qualche cosa pure loro, però assai lontani da questo, come si dice, cumulo di culture di Bova. Quindi Bova rappresenta qualcosa di eccezionale in questo senso. Sono comunità chiuse. Sì, ormai passavano tutto. Ora, noi ci troviamo di fronte all'attuale, scusate, chiudo presto, non vi stanco, e notiamo attorno confusione, notiamo mediocrità spesso, insicurezza anche da parte di coloro che dovrebbero indirizzarci. E parlo di varie categorie, non solo della politica. Gli indirizzi non sono quelli opportuni per la gente e gli interessi nemmeno mi pare tanto forti. San Leo, mi scuso perché ho scritto qualche cosa, che non, è, secondo me è stata persona che ha consumato la sua vita nell'amore di Dio e nel servizio al prossimo, e questo è interessante. Cioè un uomo di Dio, senz'altro, che può essere di esempio anche oggi. E poi voglio sottolineare l'aspetto sociale della santità
e rilevanza in tutto il cammino del santo. Cioè, accanto alla sceta, al santo, noi abbiamo l'uomo che si interessa della gente in continuazione, che cerca di migliorare anche il suo contesto. Direi che anche oggi San Leo ha tanto da dire ai cristiani di questo tempo, se vogliono sentire e capire. Nel suo messaggio si può cogliere tutta la virtù cristiana, l'umiltà, la carità, la sapienza. E chiudo ora io con l'interrogativo. Nacque nel V secolo? Nacque a Bova? O nacque tra l'XI e il XII secolo? O in altro tempo? La certezza è che San Leo è venerato a Bova e forse un poco pure ad Africa. Quindi questo è certo, che San Leo resta santo, anche se santo non è un beato, resta santo di Bova e di Africa. Prete assolutamente, monaco basiliano assolutamente interessante, ripeto, che può dare l'esempio ai cristiani di oggi. Grazie e passo la parola ai fratelli Borrelli. Parecchio di quanto diremo questa sera si trova in questo libro, che ha lo stesso titolo di questo incontro. Quindi è opportuno fare una breve genesi della nascita di questo libro. Quando Salvatore cominciò a dirmi che qua a Boa Marina il parroco dell'epoca trovava sorpassate le parole dei versetti, una visione di Dio veterotestamentaria, quindi avvertiva la necessità di apportare modifiche, io ho espresso il mio disappunto dicendo: l'hanno compreso i nostri nonni per tanto tempo, non credo ci sia necessità. Se si vuol fare qualcosa, si faccia quello che ha fatto molto tempo fa Padre Angelo a Bova. Padre Angelo era un sacerdote siciliano che per qualche tempo ha vissuto a Bova e ha curato assieme a Monsignor Velona la parrocchia. Colui ogni giorno della novena prendeva uno dei colloqui e lo sviscerava, mentre precedentemente si leggeva frettolosamente Pater, Ave, Gloria, se passava al successivo. Lui per 9 giorni, un colloquio al giorno, ha sviscerato l'argomento. Quindi sarebbe questa un'operazione da fare, anzi sai che faccio? Quasi quasi la faccio io. Lui per un po' di tempo mi chiede: ma che stai facendo, a che punto sei? Poi non mi chiede più niente. Un giorno lo vedo che scrive, mi avvicino e ho visto che mi aveva rubato l'idea. Ha anche fatto bene, perché lui ha trattato di più l'aspetto religioso, io avrei privilegiato quello letterario. E ne è uscito fuori un bel lavoro. Io avevo fatto una traduzione del responsorio in latino che circolava solo in ambito familiare, proprio perché avevo timore che a qualcuno venisse l'idea di sostituirla a quella. E dice: mi consente di pubblicarla? Sì, ben volentieri. 2 edizioni sono andate esaurite. Al momento della terza io avevo concluso un altro percorso di studi con una tesi sulla lingua della devozione a San Leo, e quindi c'era un capitolo sulla vita che è stato inserito, e il responsorio, anziché la semplice traduzione, è diventato un intero capitolo. Con la lingua della devozione a San Leo ho scoperto tante cose, perché noi a Bova è come chi vive in una città d'arte, passa davanti al museo, al monumento, lo vede e non c'entra mai. Quindi una volta che mi sono addentrato nello studio dei versetti e del colloquio del responsorio, ho scoperto tutta una serie di novità, soprattutto per quanto riguarda Africa, perché avevamo semplicemente cognizione così sommaria. Da ragazzi, Carmelo lo ricorderà, ci dicevano: noi abbiamo metà reliquie, le altre metà ce l'hanno ad Africa, quando ad Africa hanno semplicemente un frammento, non so di quale osso, che è in un medaglione della statua d'argento.
credevamo che ci fosse solo una orazione di Santo Leo, e invece ce n'è una di Africo, che è in Sestine, e ben quattro versioni diverse di Bova, tra le principali, che sono in quartina. Quindi, pur avendo punti in comune, sono due componenti del tutto diversi. Anche il responsorio ha qualcosa di originale, anche se si ispira chiaramente a quello di Sant'Antonio di Padova. Quindi ognuna di queste manifestazioni della devozione a San Leo, colloquio e versetto in italiano, responsorio in latino, l'orazione di Santo Leo, o forse più propriamente canzona di Santo Leo in dialetto, nel loro campo sono dei piccoli capolavori. Quindi il fatto che qualcosa sia sostituito un po' da pensare. Sapete tutti che il Manzoni, nello scrivere I Promessi Sposi, finge di trovare un manoscritto, e quindi poi è come se modificasse il manoscritto. Però dice: chi si accinge a modificare l'opera altrui senza esserne stato pregato, ne deve rendere l'obbligazione. Ecco, quindi chi si mette a modificare qualche cosa dovrebbe pensarci bene. Meglio sarebbe scrivere qualcosa di nuovo, come ha fatto Monsignor Sorrentino quando ha ritenuto di scrivere un'altra preghiera. Non ha modificato quella esistente, ne ha scritto una bellissima, che è dietro una delle immaginette. Perché è vero che Sant'Agostino diceva che è meglio essere riprese dai grammatici che non farsi capire dal popolo, però San Gerolamo diceva che Dio va lodato con le belle lettere. Chiusa questa parentesi, che non vuole essere polemica, parliamo un po' ora di San Leo. San Leo è il santo, anche se in effetti è beato, come sottolineava l'avvocato Pizzi, per antonomasia di Bova. Ma Bova ha anche altri santi. C'è Sant'Elia, c'è San Costantino e forse c'è San Luca. Dico forse perché c'è una traduzione di un sacerdote Uniate che è contestata dagli ortodossi. Quindi secondo gli ortodossi c'è solo un San Luca di Seminara, che poi a seguito dell'incursione saracene è stato traslato nella cattedrale di Bova. Quindi a Bova sarebbe stato solamente sepolto, non sarebbe stato vescovo. Questo ha una qualche importanza anche nel nostro discorso sulla vita di San Leo, e lo vedremo in seguito. Sant'Elia, spesso confuso con Sant'Elia lo speleota, invece è un santo bovese, e ne abbiamo un cenno nell'orazione, nella versione di Africo, dove dice: Sant'Uleo e Sant'Elia erano frati, lo fricazzano e lo pedavolite. Quasi a voler compensare, dice: noi abbiamo San Leo, voi avete Sant'Elia. Se così, no, non sappiamo. Poi c'è San Costantino, che è stato vescovo a Bova, è stata dedicata una chiesa e assegnata una parrocchia. Successivamente un vescovo, non ricordo quale, che era molto ligio, nel dubbio che non ci fosse stata la canonizzazione di San Costantino così come di San Leo, lo sostituì con San Costantino imperatore. Però non si tratta di quello, perché San Costantino viene festeggiato assieme alla madre Sant'Elena. Di San Costantino rimane soltanto una traccia buona nella via San Costantino, che ancora esiste. La parrocchia di San Costantino è poi stata trasferita a Bova Marina, è stata la prima parrocchia di Bova Marina. Ora parliamo un po' di San Leo, vediamo più o meno di restringere il campo dell'incertezza, perché parafrasando Socrate, che diceva di sapere e di non sapere, in questo caso l'unica certezza è che non c'è nessuna certezza. Qualcuno in un convegno all'IRSE, che trattava di tutt'altri argomenti, era di agraria, addirittura ne ipotizzava l'inesistenza, perché dice che c'era una statua di Diana raffigurata con la palla di pece e con la scura, e quindi poi è stata trasformata in San Leo. Diciamo, nella Chiesa Cattolica è spesso avvenuto questo, di sostituire un santo a un dio pagano, come il Natale, che viene festeggiato il 25 dicembre. Però in questo caso pare improbabile, perché avrebbero utilizzato una figura femminile, magari decapitata e calata nella pece bollente, se proprio, ecco, non c'era bisogno di trasformarla in un monaco. Comunque, accantonata questa ipotesi,
vediamo un po' il discorso del secolo. Io mi rifaccio spesso al canonico Natale di Bova, che secondo me è chi ha approfondito meglio l'argomento, perché chi ne ha scritto in precedenza si limita a enunciare ipotesi semplicemente, senza darcene conto. Il Natale fa il raffronto fra i vari autori, dice il perché arriva a una certa conclusione e con modestia, pari alla sua cultura, poi ce ne illustra gli sviluppi. Ecco, la prima agiografia scritta è del 1772 e oscilla tra 1772 e 1774. Comunque sono scritti che si rifanno all'orazione di Santo Leo, quindi non sono notizie storiche, sono notizie che attingono alla tradizione. E continuando a citare Manzoni, dice: la traduzione, chi non l'aiuta, da sé dicono sempre troppo poco. Quindi è rimarcato il fenomeno di aggiungere qualche cosa, specialmente quando ci sono motivi di campanile che ci vogliono far spostare verso Africa o verso Bova. Infatti in tutte queste preghiere e canzoni, a secondo se vengono recitate a Bova ad Africa, Africa diventa Bova e viceversa, Africote, Bovricazzane, Boviciane e così via. Quindi Natale esclude decisamente che possa essere vissuto nel V secolo, perché c'è che contrasta con la storia del monachesimo basiliano. Questo è importante anche per quanto riguarda il luogo di nascita, perché sono interdipendenti le due ipotesi. Africa è stato fondato più o meno nell'anno 1000, quindi un Salleo nato nel V secolo non poteva nascere ad Africa. Un Salleo nato ad Africa esclude che sia nato nel V secolo. Quindi per la vita ne sappiamo molto poco, ne sappiamo di più rispetto ai miracoli, perché oltre a quelli avvenuti durante la sua esistenza e delle quali abbiamo notizia solo tramite l'orazione, abbiamo quelle accadute successivamente, anche quasi ai tempi nostri. A Bova si raccontava del maestro Cutrì rimasto col braccio paralizzato, per esempio. Uno dei miracoli che ha anche rilievo per tentare di datare gli scritti, è quello delle locuste, assieme a quello dell'apparizione al viceré. Questa è l'apparizione al viceré che la troviamo anche nella canzone di Santo Leo e la troviamo anche nei versetti. Da alcuni è collocata al tempo della vita del santo, da altri successivamente. Difatti, a volte, leggendo l'orazione, uno, dopo che dice costruite la chiesa, le campane che suonano sole, c'è scritto sole. Cioè, ora che cosa c'entra? C'entra perché in effetti è avvenuto dopo la morte, è avvenuto nel 1659, dopo il terremoto. Quindi lui si presentò in forma viva di monaco di fronte al viceré di Napoli, credendo lo sgravio delle tasse per Bova. Mi pare che ne parla il Gioacchino da Fiore, che contemporaneo a questo avvenimento. Quindi evidentemente i versetti alla razione sono stati scritti dopo questo periodo, perché di questo miracolo ci danno conto. Viceversa, il miracolo delle locuste, delle quali probabilmente si sa poco, e che è avvenuto proprio intorno subito dopo lo scritto dell'Anonimo, c'è avvenuta a Bova e nei dintorni un'invasione di locuste, e sulle loro ali si è ritenuto di vedere la scritta I e D, intese come ira dei, ira di Dio. Quindi preghiere, processione, e quindi nel primo anno hanno soltanto divorato le foglie e lasciate intatte le spighe. L'anno successivo invece sono andate a precipitarsi tutte in mare, annegando. Quindi questo miracolo, che è così eclatante e che ha coinvolto non solo Bova ma anche i paesi vicini, non è riportato né nei colloqui né nei versetti né nell'orazione. Quindi è lecito pensare che questa sia stata composta nell'intervallo tra questi due miracoli.
oltre che dell'anonimo che scrive in latino, il Natale ci offre una versione del latino, dice: «Poiché la carità del natio loco mi spinse a raunare le foglie sparse», una citazione di Dante. Dalla stessa carità è spinta Francesca Toscano, la figlia del professore Pasqualino, che ci offre una traduzione del latino settecentesco, quindi ci rende comprensibile quello che è stato scritto. Probabilmente si riferiscono a due versioni leggermente diverse, infatti l'inizio, se qualcuno poi lo vuole confrontare, differisce. Oltre all'anonimo scrive anche la Lagna. La Lagna ha scritto una voce di un'opera magna dove si parlava delle città importanti del regno di Napoli, e a lui è toccato parlare di Bova. Quindi lo scopo non era di parlare di San Leo, che di fatto divide un capitolo assieme agli altri uomini illustri di Bova. E anche lui ci dà notizie interessanti che in genere concordano con quello dell'anonimo. Però lui lo dice nato nel V secolo e polemizza aspramente con chi sostiene il contrario, proprio argomentando che all'epoca Africa non esisteva e così via. Potrebbe anche essere la Lagna l'autore del testo latino, anche se i due testi hanno stile diverse, però in un caso si trattava di una geografia, nell'altro caso di un'opera di più larga diffusione rivolta a un pubblico più vasto. Però rimangono ipotesi, ecco, abbiamo per quanto riguarda San Leo solo un sacco di ipotesi e pochissime certezze. Ecco, a proposito di miracoli, nella orazione di Santo Leo versione Bova c'è l'episodio della bisaccia, della bertola che poi segue il santo. Nella versione di Africo non c'è, dice solo che chiede a un pecoraio di portarlo in spalla. Però nei racconti degli africesi si parla di una fascina che avrebbe poi seguito in volo il santo. E questo è quanto troviamo anche nella vita di San Leo Luca, un santo siciliano che è patrono di Vibo Valencia. Questo per dire come nella vita dei santi i vari episodi vengono attribuiti indifferentemente all'uno all'altro. Questo è molto facile, io mi sono preso la briga a qualche parte di fare un elenco di quanti santi ci sono tra Leonzio, Leobino, Leonardo, così, che potrebbero essere abbreviati Leo e quindi generare questa confusione. Vorrei leggervi brevemente qualcosa dei vari autori, quello che hanno detto, magari qua è più vasto, tanto per avere un'idea in maniera molto, molto sommaria. Questo sempre tratto dal Natale. Comunque, ecco, prima di passare a questo vorrei solo fare una serie di ipotesi. San Leo nasce ad Africo, casale di Bova, una delle ipotesi. San Leo nasce a Bova e diventa monaco ad Africo. San Leo nasce ad Africo da genitori bovesi. San Leo nasce a Bova da un bovese e da uno africese. San Leo nasce ad Africo da un genitore bovese e da una africese. Il fatto che poi in qualche testo sia definito San Leo di Africo è ininfluente, come se fosse definito San Leo di Bova, infatti Sant'Antonio di Padova è portoghese di Lisbona, questo è del tutto ininfluente. L'elenco delle fonti scritte ci dice il Natale che la fonte più antica ad oggi conosciuta, che pare diradare un tantino le nebbie del tempo attorno al santo, è il Sinassario Lipsiense, redatto nel 1172 da un Basilio Regino. Là c'è scritto il ricordo
del Santo Padre Nostro Leonzio di Africo. Al 5 maggio fa pure riferimento a un testo molto più tardo, 1552, ci dice sempre il Natale, il Monologhen Catalainon, è un tipico della Chiesa di Bova, oggi nei Musei Vaticani, che dice la data il 5 maggio, però è un'aggiunta successiva, non era nel testo originale. Poi tra gli autori 500, 600 e 700, Gabriele Barrio, sacerdote di Mileto, dice: «No quo agro bovensis est africum upagus, ecco quo fuit beato Leo, divi monacus basiliano, cui il suo posto Bova iacet», quindi nato ad Africa, sepolto a Bova. Girolamo Marafoti, Salleo e cittadino di Bova, secondo altri è nato ad Africa, casale di Bova. Lughelli sostiene che era di Africa. Il Ferrario Leo in agro bovense natus, quindi anche lui è nato a Bova. Padre Giovanni Fiori da Cropane, quello che descrive appunto il miracolo dell'apparizione al viceré, portò alla luce questo santo un villaggio detto Africo presso Bova. Padre Scarfò di Mammola, basiliano, 1722, dice che nacque nel secolo V Salleo dalla famiglia La Boccetta e Norra Sanite. Questo si deve anche al malvezzo delle famiglie nobili di cercare di trovare qualche antenato illustre, così Salleo diventa La Boccetta anziché Rosanite, come appare molto probabile, soprattutto se l'etimologia è giusta, si dice Rosanite uguale Peciai. Poi Davide Romeo nel suo Indice dei Santi registra la data del 5 maggio la morte del santo, però non ci dice nulla sul resto. Poi c'è il cronista anonimo del quale abbiamo parlato, la Lagna del quale abbiamo parlato pure. Poi nell'Ottocento Autelitano e Martire si occupano di Salleo, nel Novecento Catania e Larizza. Tutte e quattro concordano nel dire che Salleo, cittadino bovese, è nato nel V secolo. Poi abbiamo anche contemporanei, e qua abbiamo due piccole novità. Cioè, il Natale al suo tempo argomenta ex silentium dicendo e contestando un'ipotesi che ora qua avrò saltato del vescovo Taccone, che pone Salleo come contemporaneo di San Nilo, di Sant'Elia e così via, dice è improbabile che fosse vissuto nella stessa epoca e che negli scritti di questi santi non ce ne sia traccia. Il Minuto, che scrive ai tempi nostri e quindi conosce le cinque lettere di San Luca che sono venute fuori nel frattempo, come argumentum ex silentium aggiunge questo, dice è impensabile che il vescovo Luca di Bova, se Salleo fosse stato contemporaneo o antecedente, non avesse parlato di lui. Avevo detto prima, parlando di San Luca, che c'è qualcosa qua da aggiungere, perché essendo la traduzione di un sacerdote Uniate, contestando gli ortodossi l'esistenza di un Luca di Bova, se si tratta di Luca di Seminara può anche essere che non abbia parlato di Salleo, quindi non diventa un argomento. Interessante è il rovesciamento di prospettiva che fa Salvatore. Quando si accingeva a scrivere parlando con Don Luigi di venerata memoria, lui ha suggerito: se vuoi parlare di Salleo devi riferirti a San Basilio, alla cui regola Salleo si atteneva. Quindi Salvatore scrive secondo questo criterio, quindi abbiamo un ritratto della vita spirituale di Salleo molto più concreto ed efficace di quanto sappiamo sulla vita reale. Quindi questo poi parlerà a lui personalmente. Noi altre notizie non ne abbiamo, dunque riteniamo ampiamente superato il campanilismo tra Bove ed Africa, perché bisogna guardare alla figura del santo e all'esempio che ha lasciato. È del tutto ininfluente cercare di stabilire dove è nato, anche perché se è nato ad Africa, casale di Bova, possiamo dire
che era bovese, perché anche il rettore, e quelle di Africo, oggi che il comune autonomo possono dire che è di Africo. Se è nato a Bova, visto che è andato al monastero dell'Annunziata, là si è fatto santo, là è voluto tornare a morire, legittimamente quelle di Africo possono dire San Leo di Africo. Insomma, non cambia e non si sposta nulla. Tornando al discorso del santo che è beato, l'orazione di Santo Leo versione Bova, nella conclusione dice che bello a Bova campare felice, mantenere no santo e du beate, no santo che se nome ne si dice gloria nel celsis Deo e in terra pace. Quindi rovescia un po' le cose, i due santi Elia e Costantino diventano beati e San Leo diventa santo. Ma questo si può spiegare perché, mentre di San Costantino e di Sant'Elia non si racconta alcun miracolo, e San Leo i miracoli si raccontano, ed è questo che fa presa sul popolo e quindi aiuta a mantenere la tradizione. Quindi io qua facevo una considerazione: chiedere la canonizzazione di San Leo oggi sarebbe addirittura irreverente, però c'è la cosiddetta canonizzazione equipollente, che è un decreto del Papa che obbliga tutta la Chiesa, non solo quella locale, a venerare un servo di Dio o un beato col culto riservato ai santi canonizzati. Questa si potrebbe chiedere, ma poi ci penserà eventualmente chi di competenza. E allora, veniamo a concludere. Quindi, concludendo, è ben consapevole di aver dato un insignificante contributo a dissipare queste interrogative, possiamo dire che, viste tutte queste ipotesi analizzate dal Natoli, è probabile che San Leo sia nato in un imprecisato periodo compreso tra il XII e il XIII secolo, e sia il Natoli che il Minuto pongono in evidenza il discorso che commerciasse la pece, che proprio in quel periodo era fiorente, e in quel periodo il monastero dell'Annunziata di Africo, assieme a quello dei Tridetti da cui dipendeva, erano passate sotto la giurisdizione del San Salvatore di Messina. Quindi questo spiegherebbe come San Leo si potesse spostare e andare a Messina, perché altrimenti questi spostamenti erano proibiti dalla regola. Quindi il periodo più o meno si può inquadrare qua. Il Minuto lo pone in epoca normanna e il Natoli in epoca sveva. Comunque, 50 anni più o meno di differenza, ma grosso modo credo sia. Quindi io dico, probabilmente questo è il periodo è nato entro i confini di quella che all'epoca costituiva l'area territoriale bovese, da genitori di quella stessa area originati. La tradizione, riteniamo, possa essere prudentemente accettata sui seguenti punti. Cioè che sia Rosaniti il ceppo familiare del santo, soprattutto per quel discorso etimologico che si diceva, che da fanciullo abbia studiato nel convento dell'Annunziata presso Africo, che abbia soggiornato in Sicilia, probabilmente a Rometta, per sottrarsi alla fama di taumaturgo che lo perseguitava, perché lui rifuggiva da... e che abbia trasformato la pece in pane per i poveri, sicuramente in senso concreto vendendola in senso figurato, ma forse anche facendo quel famoso miracolo che ne caratterizza l'iconografia, dove è rappresentato con l'accetta e con la pece. Allo stato ne abbiamo ben poco, a meno che non salti fuori qualche documento. Quindi nel suo scritto Natoli esprimeva questa speranza con queste poetiche e malinconiche parole: certamente non possono essere che scarse e frammentarie le notizie che possediamo, foglie sparse che la bufera strappò dalla vecchia pianta gloriosa e gettò nel turbinio degli eventi umani lungo il cammino dei secoli, e che abbiamo potuto rintracciare con nel cuore le salde speranze che, quando sarà conosciuto e studiato l'immenso materiale bibliografico con le centinaia di casse di pergamene e di membrane scampate al naufragio delle memorie
e che i generali dell'ordine collazionarono e distribuirono in vari centri con diversi trasferimenti dal 500 in poi, allora dovrà venire fuori la vita dei nostri santi e specie quella del venerato nostro patrono e traumaturgo San Leo. Quindi, in attesa che qualche documento salti fuori, dopo aver preso in prestito le parole di Natoli, prendiamo quelle di Giovanni Favasule, poeta di Africa, che dice: di tutti i santi, esto numero uno, Leo Rosanite, uomo aspromontano, di due paesi, un beato patrono, mezzo africoto e mezzo povero. Passiamo degli strumenti allora. Ok. Allora, come ha detto mio fratello, il mio lavoro è soprattutto merito di Don Luigi, mio direttore spirituale e anche, diciamo, uomo di cultura che ha dato tanto alla comunità di Bova Marina. E in un dialogo, parlando con lui, mi diceva: guarda, se tu, non essendoci notizie storiche, se tu vuoi fare un lavoro su San Leo, devi studiare la vita di San Basilio, basiliano. Dice, l'uniche notizie storiche che, diciamo, a mio avviso ci sono è quello nel, quando viene il vescovo a Bova, il vescovo Modafferi, nel 1624, e trova questo culto di San Leo, però non trova dati. Allora lui scrive a Roma, nel Vaticano, e il Vaticano risponde: essendo un culto così, diciamo, radicato, bisogna approfondire, lasciarlo. E queste sono le notizie storiche, certe. L'altra notizie storiche che, a cui si può fare sicuramente riferimento, è la costruzione, secondo me, di quella chiesa a Pellaro, e praticamente c'è una chiesa a Pellaro che è dedicata a San Leo, e qua, perché, siccome dice la storia di San Leo, partiva per andare a Messina. Quindi il fatto che abbiamo costruito proprio una chiesa a San Leo di Pellaro, frazione di Pellaro, e secondo me è un dato storico che bisogna tenere di conto. Allora, io ho studiato la vita di San Basilio e sinceramente mi sono stupito della grandezza di questo santo, e ho impiegato quasi 2 anni a studiare la vita di San Basilio. E, tra l'altro, voglio dire, e viene definito Basilio il Grande, proprio perché intanto è onorato sia in Occidente sia in Oriente. Poi metto un'aggiunta: il fatto che, diciamo, in Occidente non abbiamo delle date, perché in Occidente siamo abituati a date storiche, morte, vita e miracoli, mentre in Oriente puntano più sul profilo spirituale. E allora la vita di San Basilio è caratterizzata, tanto nasce nel 629 da una famiglia in cui il padre era santo. Aveva 2 fratelli che sono diventati santi, San Pietro di Sebaste, una sorella, Santa Macrina, che era considerata e santa a tutti gli effetti, quindi era una famiglia eccezionale. E allora, tanto che lui nasce nella Cappadocia, l'attuale Turchia, e tanto che pure San Benedetto da Norcia, quando fonda i Benedettini, lui chiama il Beato Padre Basilio. E molte delle sue regole si rifanno alla vita e le regole che ha scritto San Basilio. San Basilio in realtà non ha scritto, diciamo, un regolamento, non ha fondato un ordine monastico, aveva scritto prima delle regole vere e proprie, delle regole in cui c'è tanta saggezza. Poi vi leggo qualcuna. Alcune sono regole brevi sulla vita, sulla casista, come deve comportarsi un monaco, e altre sull'aspetto spirituale. Tanto che addirittura, per esempio, la ripete San Benedetto, era ora et labora, che diventa poi il motto dei Benedettini, era una delle caratteristiche dei basiliani: il lavoro, la preghiera, il lavoro, lo studio delle sacre scritture. Allora, tanto che Giovanni Paolo II dice in una sua, chiamiamolo, non so se era un'enciclica o un suo scritto, dice: quella struttura importantissima nella Chiesa che è il monachesimo, la pietra fondamentale, è stata posta per tutti i secoli addirittura da San Basilio. Quindi io
mi pento di averlo, sto studio non averlo fatto 20 anni fa, perché addirittura c'è una ricchezza così spirituale nella vita di San Basilio che è importante. Allora, praticamente cosa facevano i basiliani? I basiliani fondavano dei monasteri, però non lontano dalle città, vicino, in maniera tale che intorno a questi, diciamo, monasteri si creasse una specie di città, di cose in cui si, diciamo, poteva stabilire del lavoro e così. Allora, una delle cose più importanti che fa San Basilio è quando fonda la città di San Basilio, che erano degli ospedali quasi moderni, in cui c'era la divisione per malattia. Stiamo parlando del 350, che era una data dopo Cristo, 150, quindi fonda le cosiddette basiliade. E poi, diciamo, come che si spostano, arrivano qua in Calabria? Sono tre periodi in cui arrivano i monaci del Medio Oriente in Calabria, ma io, soprattutto quello, diciamo, più importante è quel periodo, secondo me, che si può collocare intorno al VII secolo, perché in Oriente c'è stata la persecuzione iconoclastica, la persecuzione dell'immagine, quindi tanti monaci fuggono e vengono qua in Calabria. Un esempio che ancora devo andare a visitarla. E quando a Cataforio c'è un monastero e una chiesa dedicata a San Basilio. E il monastero un po' è diroccato, però la chiesa attualmente è stabile. E una delle frasi che ripete, diciamo, nella tradizione popolare era quando dicono ne scisse due Vasili, vuole dire sei uscito dalla regola di San Basilio. Questa era per quanto è radicata la devozione, la componente basiliana in Calabria, perché svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto per il fatto che loro, a parte, voglio dire, il lavoro, avevano tecniche in agricoltura per loro avanzate, ma soprattutto per il fatto che copiavano i codici, di scrittoria, e tanti documenti di allora sono arrivati fino a noi grazie all'opera dei basiliani, quindi hanno svolto in Calabria una funzione storica, letteraria, artistica, culturale. Questa è fondamentale ed è riconosciuto anche dai non credenti. Tanti documenti sono arrivati fino a noi grazie all'opera dei basiliani. Allora, adesso poi ho appuntato, i basiliani praticamente hanno quattro pilastri fondamentalmente, e sono la meditazione, la preghiera, il lavoro e la povertà. Questo era lo stile di vita dei basiliani. Io qua, analizzando questi, non avendo altro materiale, ho cercato di analizzare i colloqui e versetti a San Leo. E ho analizzato con questo criterio, cioè cosa in ogni colloquio, cosa si può, per esempio nel primo colloquio, mi ricordo a memoria, l'umiltà, in alcuni colloqui per esempio c'è la povertà, in alcuni colloqui c'è il distacco dai beni materiali, e sono tutti concetti che aveva San Basilio. Addirittura San Basilio nel 350 scrive una lettera in cui dice contro proprio la ricchezza, dice vedi solo l'oro, pensi solo all'oro. Nel 350 tutto si concretizza nell'oro. Per te, vedi, la cosa, adesso poi la riprendo, perché a memoria non la... Addirittura poi, quando scrive le regole, le regole sono, secondo me, di una... Eccole qua, vediamo che... E dove l'ho portata? Ecco qua, ecco le regole. Allora, lui dice, cos'è proprio del cristiano? Scrive nelle sue regole. La fede operante mediante l'amore, che è attualissima, cioè la fede si opera attraverso l'amore. Che cos'è proprio della fede? La piena e indubbia certezza della verità, delle parole ispirate da Dio, non soggetta ad oscillazione dovuta a qualsiasi pensiero,
sia indotto a necessità fisica camuffato sotto l'aspetto della pietà. Cos'è proprio del fedele? Il conformarsi con tale piena certezza al significato delle parole della Sacra Scrittura. Che cos'è proprio l'amore verso Dio? Osservare i suoi comandamenti. Cos'è proprio dell'amore verso il popolo? Non cercare le proprie cose, ma quelle di colui che si ama, a beneficio non tanto del suo corpo quanto della sua anima. E poi il concetto principale di San Basilio, lui dice, era una cosa che bisogna studiarla a fondo, perché dice bisogna diventare Dio attraverso la grazia di Dio. Cioè lui ha coscienza dell'importanza dell'uomo. E addirittura dice l'uomo è come se fosse Dio ma attraverso la grazia di Dio. E poi uno degli scritti a cui sono più affezionato era la forza di amare in noi stessi. L'amore di Dio non è un atto imposto all'uomo dall'esterno, ma sorge spontaneo dal cuore come altri beni, rispondente alla nostra natura. Noi non abbiamo imparato da altri né a godere la luce, né a desiderare la vita, né tantomeno ad amare i nostri genitori e i nostri educatori. Così dunque, anzi, molto di più, l'amore di Dio non deriva da una disciplina esterna, ma si trova nella stessa costituzione naturale dell'uomo come un germe e una forza della natura stessa. Se voi pensate che questo scritto l'ha scritto intorno a 350, quindi pensate di quale portata era San Basilio. Addirittura in un'udienza fatta nel 2007, fatta da Benedetto XVI, lui nella sala Paolo VI dice oggi, perché lui si festeggia mi pare il 4 luglio San Basilio, cari fratelli e sorelle, oggi vogliamo ricordare uno dei padri della Chiesa, San Basilio, definito da testi liturgi bizantini un luminare della Chiesa, fu un vescovo del IV secolo a cui guarda con ammirazione tanto la Chiesa d'Oriente quanto quella d'Occidente per la santità della vita, per l'eccellenza della dottrina, per la sintesi armonica di dote speculative e dote pratiche. Egli nacque intorno al 330 da una famiglia di santi, vera chiesa domestica, che viveva in un clima di profonda fede. Quindi tutto il mio lavoro e la mia, diciamo, che posso sintetizzare così, è anche un motivo di orgoglio che praticamente... Cioè San Leo è una figura che fa riferimento oggi alla figura di San Basilio, non è a un prima, a un passato e a un dopo, cioè non è una figura, sì, non ci sono notizie storiche, però il fatto che abbia questa ricchezza spirituale alle spalle è più di una notizia storica. Non è, come ho detto prima, in Occidente vita, morte e miracoli. Qua c'è un profilo spirituale in cui San Leo e tanti monaci basiliani, io ho quel libro di Monsignor Ferrante, San Titolo Greci, in cui ciascuno ha una sua specificità. Allora il ragionamento che ho fatto io dice il percorso che deve fare un cristiano, per un cristiano il riferimento assoluto rimane Cristo. Per noi in questa fase, chiaramente Cristo è un riferimento assoluto a cui si guarda come modello, però avendo... Il mio percorso è questo: Cristo, San Basilio, San Leo e tutti i devoti, diciamo, che siamo qua di San Leo, chi più o meno chi crede, chi non, più o meno credente, chi lo fa anche per uno sforzo di crescita, di ricerca, anche con uno spirito critico. E addirittura mi ricordo che c'era una cattedra che ha fatto il vescovo Martini a Milano, che chiamava la cattedra dei non credenti, in cui faceva parlare delle persone che si dichiaravano atee, agnostiche e non credenti. Per, appunto, così come faccio una citazione storica, come l'illuminismo fondamentalmente ha giovato alla Chiesa, perché tanti dogmi dall'illuminismo in poi li dovevate giustificare, dovevamo giustificare. Così come la figura, voglio dire, di San Basilio, così come raccomanda anche Giovanni Paolo II, anche addirittura... E c'è un documento del Concilio Vaticano II che raccomanda di guardare al monachesimo di Oriente come per attingere a quella ricchezza spirituale che ha l'Oriente, perché noi
purtroppo l'Occidente è abituato al razionalismo, alle cose, tante cose le abbiamo un po' perse, mentre l'Oriente ha conservato, tra cui una cosa che ha fatto molto San Basilio, era, a parte voglio dire che ha scritto i commenti alle Sacre Scritture, le lettere, un centinaio di lettere che si conservano al monastero di Grottaferrata, una delle cose che ha fatto era proprio quello, diciamo, di contribuire a lanciare questa spiritualità che poi si è diffusa. E ora io ripeto e concludo con questo: c'è un cristiano, un devoto di San Leo, non avendo tante notizie storiche, però può fare riferimento alla vita di San Basilio, capire qual è la spiritualità dei basiliani e poi, voglio dire, dedicarsi, scegliere un percorso, sarà la carità verso i poveri, verso il prossimo, scegliere un percorso e così arrivare a completare il suo percorso da cristiano. Grazie. Grazie. Ora, prima di dare la parola ad eventuali eventuali interventi, salutiamo Don Lindo intanto, che è il nostro delegato spirituale, la nostra guida, e se vuole fare un saluto ora oppure dopo? Fare dopo. Domando. E allora diamo corso ed eventuali interventi. Perfetto. Sarebbero interessanti, ecco, così facciamo una discussione e diventa un incontro, un incontro interessante. Chi si muove? Volevo ringraziare. Ringraziamo tutti, però giustamente l'ex sindaco di Boca è partito a portare la Reggio Calabria, quindi certo. Un ringraziamento particolare, perché non l'avevo. Tra l'altro non pensavo, che ha mandato un messaggio su Facebook. È stato quello l'invito. Ho cercato di telefonarti, non eri. Però dal momento che vorrei prendere due parole. Anche te. Credo comunque di non aggiungere. Se ti sposti qua il microfono. Così. Ringraziamo pure Telecom Marina e tra l'altro. Telebova Marina dà voce a questa zona che non ha molta voce, quindi il ringraziamento è opportuno. Io dicevo, vengo da un altro percorso, che non è il percorso di Salvatore, però Salvatore diceva che anche il Cardinale Martini realizzò un punto d'incontro perché le opinioni diverse potessero essere messe a confronto. Io, non venendo dal rapporto, come dire, da questo rapporto spirituale, non mi lega a questo rapporto. Ho un'altra filosofia di vita. Ma quello che noi chiamiamo santo, che beato, nel corso di questi secoli, santo, beato, niente, doveva essere di un pensiero così forte che la gente ha memoria ancora, diciamo. E quindi per me, che ho un'altra esperienza di vita, è un personaggio, è una persona che deve essere oggetto di stima. Vedete, fino a qualche decina di anni addietro, nella comunità bovese, ricordo, fin quando per esempio il ricordo va all'esperienza del canonico Mesiano, per esempio, no? Che è stato
uno dei patroni che aveva il patronato di San Leo. I pastori della Bovesia nel giorno di San Leo tutto il prodotto veniva donato al santo, quindi cioè non solo le preghiere davano, perché le preghiere alla fine era anche facile, la gente in segno di devozione e di riconoscimento del valore dell'opera di questa persona, santo o non santo, il problema non se l'ho mai posto il popolo, il problema se l'è posto il vescovo Modafferi. E dice, ma qua pregano, dice, cosa devo fare? Dice, pregano, e lasciali pregare, gli avrà detto il Papa, che doveva essere una santa persona, perché, scusami, se il popolo... E la devozione si vede, si è vista, io non lo so ora, in questi ultimi anni. Però da 1624 sono passati quasi 400 anni e nella Chiesa si dice vis traves, la forza delle tradizioni per accertare se una cosa, quando, certo, se è vera, quando supera le tradizioni, il logorio del tempo... E questo, deve... ma il concetto che deve interessare noi è questo, che questo monaco era di una personalità forte che è riuscito a irradiare fino ai tempi nostri questo pensiero. Noi dovremmo per ora fare uno sforzo per andare oltre questo, vedere con i documenti. I documenti ci sono, bisogna studiarli e vedere se c'è riferimento al monaco. Il fatto dei vescovi dell'epoca e il fatto della divisione territoriale non ci devono influenzare, perché le divisioni territoriali Bova Africa sono cose in epoca moderna, diciamo, ma la stessa elevazione a vescovo di una comunità non sempre ha come dire, ha rispettato la regola della Chiesa, perché c'erano chiese locali che il vescovo se lo sceglievano da loro. San Costantino è uno di questi, perché non è San Costantino Magno, che anche qui un altro vescovo scienziato, hanno messo una M, ma noi non abbiamo conosciuto San Costantino Magno. Quello pensò forse di nobilitare la figura, di nobilitare il nome, ma era nobile di per sé San Costantino, se all'epoca lo scelsero a reggere la diocesi. E quindi, ora, dove stanno i documenti? Tu hai citato i Basiliani, noi abbiamo avuto, ed è merita uno studio particolare, Domenico Menniti, 1734 penso che sia morto, responsabile dei Benedettini. L'editto per il recupero, hai menzionato il monastero di San Salvatore di Messina, che aveva giurisdizione non solo nella Sicilia ma anche nella parte della provincia di Reggio, nella parte meridionale che arriva fino a San Pantaleo, esclusa la diocesi di Bova. L'editto di questo bovese Domenico Menniti, di cui si hanno poche notizie, è andato nella direzione di recuperare i codici che copiosi nella Calabria meridionale, i codici sono dei libri greci che venivano trascritti da questi monaci, e Bova e nel monastero dell'Annunziata e in altri monasteri a Bova erano stati copiati in modo, noi abbiamo il nome di Manglavites, noi abbiamo il nome di Nicola, il cui codice è nella biblioteca regionale che si occupa del fondo greco del San Salvatore, che ha 177 codici.
e la Biblioteca Regionale di Messina, proprio una ventina di giorni fa, con la dirigente dottoressa Rodriguez, abbiamo tenuto a Reggio una conferenza sui codici greci, perché stiamo lavorando affinché questo patrimonio inestimabile, questo sì patrimonio dell'umanità, sono 3.000-3.500 volumi che vanno dal VII-VIII secolo d.C. al 1600. Dentro questi volumi, di questi volumi abbiamo 177 che per questa regola del Menniti sono state raccolte a Messina, quelli della Calabria sono stati raccolti a Grottaferrata e poi una parte è passata al Vaticano, alla Biblioteca Vaticana, ma il grosso di questi volumi sta nelle più grandi biblioteche del mondo. Noi abbiamo ragionato di vedere come almeno in copia questo grande patrimonio possa tornare. Di Bova, per esempio, le regole stanno, tu hai menzionato il Typikon è il libro delle regole di una cattedrale greca. Bova, cattedrale greca, aveva il Typikon. Questo Typikon nel 1552 si era così deteriorato per l'uso che il clero e il popolo fanno una raccolta di fondi e ripristinano, si fanno copiare il Typikon. Questo Typikon adesso l'ha studiato Don Jacopino e lo hanno presentato un paio di mesi fa a Bova. È un libro interessante perché dice quali erano le regole. Dentro questi codici noi dobbiamo trovare, noi abbiamo un appuntamento con la biblioteca, con la direttrice, con un gruppo, perché a Reggio c'è un corso di giovani e meno giovani che sta studiando la lingua calabro-greca e abbiamo una relazione per cui ogni tanto andiamo a vedere. Allora, dentro questi codici noi possiamo trovare le notizie, quello che è capitato dall'VIII secolo al 1600. Se dentro questi codici, realizzati nei monasteri, come dire, non troviamo le tracce che cerchiamo, ma io credo che troveremo le tracce. Ma il problema è che questo è un lavoro per specialisti. E studiare di questi 175 codici di Messina, 177 codici, sono studiati una trentina. Chissà, nelle parole del Manglavites di Bova, nelle parole di Nicola, nelle parole di un altro, nelle parole, e poi l'interrogativo, poi io abbiamo avuto ci siamo fraintesi. Quel giorno, io non so se tu c'eri, Salvatore, quando è venuto padre Jacopino. Sì. Io non c'ero perché ci sono state, come dire, delle incomprensioni, ma io troverò sicuramente a Roma il 6, perché il 6 a Roma faremo una conferenza sulla civiltà calabro-greca, sicuramente Don Jacopino viene, perché la prima domanda che ci serve porre a Jacopino è come mai Bova, che aveva gli scripti che realizzavano questi volumi, sente la necessità di andare a Messina, dove sì c'era uno di Costantinopoli bravissimo, rinomato, un copista rinomato, ma i copisti di Bova erano copisti rinomati. E poi lo studio fatto da Jacopino deve scendere nei particolari, perché se nella cattedrale greca di Bova, che copia un libro del 1552, quindi lo copia nel 1552, quindi aveva un libro, un volume delle preghiere che era di 200-300 anni prima, in questo libro una menzione dovrebbe trovarsi. Nel libro
per andare ancora più a ritroso, nel libro di Nicola del 1200, copiato nel 1200, ora non parlavano solo questi libri, erano la vita dei santi, potevano essere degli inni, potevano essere la copiatura di un'altra cosa, ma comunque il copista dava notizie della realtà circostante, quindi danno una infinità di notizie storiche e accertate che sono di grande valenza. E allora l'incitazione, Salvatore, che io credo dobbiamo fare a chi è attrezzato, ma poi chi non è attrezzato, si devono attrezzare anche le istituzioni, diciamo. Qui siamo in presenza Sant'Elia con Sant'Arsenio, c'è la grotta di Sant'Arsenio verso Gallina, e questo ci dice perché vengono, tu dici sono arrivati dalla Cappadocia qui, ma perché sono venuti qui? Sono venuti qui perché sapevano che qui era un luogo greco. Perché va dopo Sant'Elia con Sant'Arsenio a Patrasso? Perché da Patrasso, e non sempre in questi movimenti che si realizzavano prima con gli iconoclasti, poi con i movimenti con la Turchia, le guerre, la miseria spingevano questo popolo, e in più occasioni il popolo di Patrasso si rifugiò in queste nostre zone. Se andiamo a verificare il censimento, noi troviamo che da un anno per un altro il censimento di Bova aumenta di 200-300 fuochi, di 200-300 famiglie. Come era possibile che da un anno era? Perché c'erano queste grandi immigrazioni. Allora avete fatto una bella cosa a pigliare questa iniziativa, e quindi mi complimento con i fratelli e Borrello. La vita di San Leo è una vita di esempio. La stessa questione dell'approdo che dici tu con la chiesa di San Leo, della chiesa di San Leo a San Leo, di San Leo di Pellaro, e anche un'altra traccia, perché in quella realtà, in quella zona c'era Porto Bolaro, come adesso si chiama Porto Bolaro, ma lì c'era un approdo verso Messina, quindi era facile che in questi spostamenti, perché si doveva spostare sta pece che recuperava nella montagna per portarla, quindi lì c'era un approdo in segno di riconoscimento, è facile. E poi l'altro suggerimento: perché non organizziamo in maniera organizzata, non il singolo, io posso andare meglio la macchina, a Rometta c'è questa comunità che ha sentore di questo Bova, possiamo, non siamo andati, voi siete andati, e allora ma non hanno riconoscimento, no, si tratta di grazie. No, un secondo, chiariamo sto discorso di quindi, a Rometta c'è stato San Leone, vescovo di Catania. Come dicevamo, con Salvatore ci siamo stati. C'è una grotta che è poco più ampia di un forno, dove difficilmente una persona poteva stare in piedi, e c'è una lapide che dice «Beata Catania che ti ebbe pastore». Nell'immagine è raffigurato col piviale e con la mitra, quindi era un vescovo, mentre San Leo questo non lo è mai stato, e ce lo ribadisce Natoli. Non è da escludere che San Leo sia stato negli stessi luoghi, perché a Rometta San Leo lo festeggiano ad agosto, ma lo festeggiano anche il 4 maggio, quindi più o meno in coincidenza col nostro santo. Può darsi che in epoche diverse ci siano stati entrambi i santi, e poi le due figure si siano accavallate man mano che il ricordo si sbiadiva. Intanto ringraziamo la mia congiuntura per il contributo che ha dato, culturalmente avanzato, che ha allargato anche un pochino il discorso. Vedete, quando si parte da un tema interessante, poi
si può navigare oltre e raggiungere mete anche diverse. Comunque, noi aspettiamo interventi. Chi si muove? Perché abbiamo fatto un bel incontro finora. Ma se ci sono altri contributi, ben vengano. Antica e nuova. Quel che notavo particolarmente è questo, che oggi abbiamo avuto questa opportunità di avere da una parte un approfondimento di tipo letterario, critico, storico, dall'altro la spiritualità. Sono due cose che vanno in comune accordo. La letteratura non è, o la storia non è qualcosa di estraneo, di lontano, è qualcosa che invece si ingloba e ingloba anche la spiritualità. La spiritualità ingloba anche la storia. Effettivamente la parte storica ti prende, ti avvolge e ti conquista e ti lascia una serie di dubbi dai quali talvolta non riesci ad uscire perché mancano dati, si va per supposizioni, per avvicinamenti, per percorsi passo passo e non è facile talvolta avere idee chiare. Però aver dubbi significa tentare di conoscere e questo mi intriga alla fine. La parte della spiritualità invece di, riguardante il lavoro di Salvatore, mi ha interessato parecchio. Perché? Perché detto qui a Pova, detto qui dentro, detto nel nostro territorio, in questo particolare momento storico, laddove la spiritualità si è persa o si sta perdendo, dove l'ascesa, dove la salita verso i grandi valori, le grandi idee, i pensieri, i sentimenti, o le piccole grandi cose, le piccole grandi virtù, l'umiltà, la carità, la pazienza, la calma, sono elementi e categorie di vita assenti. Basta collegarci alla televisione. Vediamo cosa avviene dentro il nostro Parlamento, cosa avviene nelle manifestazioni, nel cosiddetto dialogo perduto o sperduto tra le persone. Qui abbiamo invece una figura di santo, di beato, da cui bisogna prendere esempio. Dovremmo tentare, perché quando parliamo di personaggi o di personalità di questa natura, quel che dobbiamo cogliere sono gli aspetti interiori. Cioè quando abbiamo un rapporto con una persona che definiamo amico o conoscente, interveniamo, dialoghiamo, parliamo e poi riportiamo, introiettiamo tutto quanto quello che ci sembra buono, che ci sembra migliore. Ecco, in una serata come questa, in un periodo come questo di crisi internazionale, mondiale, globale, parlare di un santo che ha avuto e ha per sua scelta, non credo che fosse di carattere così San Leo, ma San Leo ha conquistato le sue virtù, ha vissuto, ha guardato gli altri, il prossimo di cui si parla poco, e quindi ha desiderato che questo mondo diventasse migliore. È questo che io stasera ho colto. Sarà una ripresa di questo nostro paese che ha bisogno di questa Pova Marina, che ha tanto bisogno di una ripresa culturale, perché è sempre lì che battiamo le nostre mani, è sempre lì a cui guardiamo. Quando parliamo di Pova Marina, dei nostri paesi, il nostro distretto, il nostro territorio, diciamo perché siamo arrivati a questo punto, che cosa manca a questo nostro paese. A mio giudizio manca questa cultura di fondo, queste grandi idee, questi grandi pensieri e questa umiltà
nel fare il nostro dovere dobbiamo essere particolarmente votati ad un civismo di fondo, essere cittadini responsabili di quello che facciamo, sentire il fiato degli altri accanto a noi, come ha fatto il beato Salleo, ha sentito il fiato degli altri, il bisogno degli altri, e ha dato tutto se stesso per una ripresa culturale, spirituale e anche sociale della gente. Grazie a Santino, prego. Volevo raccontare un episodio, diciamo, che me la quando stavo scrivendo questo libro, stavo facendo un lavoro da noi in campagna, c'era un signore, per la privacy non l'ho cito, e disse: guarda, ti posso raccontare un episodio. Dice: io avevo il bambino piccolo che era all'ospedale a Melito e questo bambino non gli prendeva il latte, tanto che il dottore gli ha detto: guardate, tornatelo a casa perché qua non le cose. Lui si rivolge al dottore Viola, il dottore Viola prega il primario di pediatria, dice: guarda, tenetelo un paio di giorni ancora. E questo signore disse: quei momenti che fa? Dice: guarda, siamo andati al santuario di San Leo, dice, l'indomani ci telefono da Melito, dice, che il ragazzo prendeva il latte. E questo ragazzo ora ha 40 anni, voglio dire, però la forza della fede, no? Quando uno dice, noi non sappiamo se è vanzo o non è santo, per questo secondo me a un cristiano non interessa, perché il cristianesimo, come dico sempre io, che poi in realtà è una frase... è l'enciclica di Paolo Benedetto XVI, il cristianesimo non è un'ideologia, non va rielaborato ogni volta. Il cristianesimo ha un principio fondamentale, che è l'amore verso il prossimo. Non è che tipo la devi verificare ogni anno, la devi contestualizzare, la devi modificare. L'importanza, come dice il Vangelo, se tu hai un granello di fede puoi smontare una montagna. E questo fatto, guarda, quando me l'ha raccontato, guarda, veramente mi sono venuti i brividi. E poi, e concludo, la dizione cooperatore di Dio che mette a noi cooperatori, San Giovanni Bosco la prende da San Basilio. Lui si definisce, San Basilio si definisce interprete della Sacra Scrittura, coadiutore di Dio, cooperatore di Dio. San Basilio definisce se stesso in questo modo. Grazie. Grazie a te. Allora, abbiamo qualche altro intervento? O possiamo concludere se non ci sono interventi? Sì, certo. Forse voleva... No. Intanto, Sandro, durante la novena si porta tutti in chiesa, quindi credendo a Cristo, la figura meravigliosa, ed è lui che ci conduce. E ti devo dire che io ero un po' lontano da questo santo, forse un po' per rabbia, per dolore, perché il 5 maggio noi abbiamo portato al cimitero mio padre, quindi avevo un po' di... una specie di rancore. Poi grazie a te, insomma, però piano da alcuni anni col professore animiamo le novene a questo santo, e mi piace ascoltare e vivere le preghiere che si dicono in volta, il canto che noi facciamo, insomma, è tutta un'emozione, e questa emozione, questo parlare a Dio col cuore, no? E lo devo a questo santo, insomma, che mi dà la gioia di avvicinarmi sempre di più a Cristo nostro Salvatore. Cioè, un fatto di cuore che di sensibilità. Voglio esprimere in questa musica. I fatti di cuore sono un fatto strettamente personale. Benissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a te. Un saluto, Don Lindo. Si dice buonasera. Anche buonasera, dite qualcosa però.
Io non vi ho sentiti dall'inizio, quindi non so se avete detto quante, non solo i monasteri, no? Ma le chiamavano lauree. Quante lauree basiliane c'erano in Calabria? Sparate un numero. 300, abbondanti. E di queste esistono ruderi o anche qualche cosa in più di ruderi se li hanno conservati nel tempo. Il resto è scomparso. Io ho trovato anche tracce dei basiliani in Puglia, ad Andria, dove sono stato, in una zona, lui ha parlato di grotta, ma è proprio sotto una rupe dove hanno scavato nella roccia e tuttora c'è, fa da parte, diciamo, di base, poi ci sta un primo strato, un secondo strato e sopra ancora la chiesa della Madonna patrona di Andria. Quindi queste 300 lauree basiliane in Calabria sono scomparse. Però ritengo che le tracce sono rimaste. Le tracce sono come un po' con le radici di un albero o di una pianta e vanno annaffiate, vanno curate se si vuole prendere qualche cosa tipo... Io poi sentivo che leggeva alcune cose dei pensieri basiliani, qual è il proprio di... è un'espressione prettamente latina, non greca, per quello che ne conosco io. Il proprio significa qual è la caratteristica, qual è il significato più profondo di questa, non so, della fede o di altro. E io ho nella mia memoria, ogni tanto escono fuori queste espressioni latine, lo dico e poi ve la traduco. Il proprium di Dio, proprium Dei, qual è la caratteristica proprio di Dio? Miserere semper et pacere. In due termini di misericordia e di perdono ci sono tutte e due dentro. Contro, dico questo, quelle immagini che ci hanno voluto sempre dare di Dio, come colui che dall'alto ci guarda, ci osserva, l'occhio in quel triangolo che quasi ci mette paura. E quindi richiamare di più queste espressioni dovrebbe incoraggiare quello che c'è dentro di buono. Io sto parlando a braccio perché non ero... Ecco, però si percepisce. Non ero entrato proprio in questo tipo di presenza per il tracciato. E anni fa, forse sarà stato il primo anno che io sono venuto qua, nel 2003, ho trovato un libricino di questa dimensione dove c'era la raccolta di tutti questi monaci ed eremiti di queste zone. Peccato che non riesco più a capire dove andare a sbattere da qualche parte. Però c'erano un po' tutti questi, compreso, siccome sono stato a Vibo, Leo Luca di Palermo, che poi è arrivato a Vibo Valentia. Quelli che avete citato, Aspreno, Aniceto, lo stesso Salleo, cioè sono presenze. E io dico questo, pur essendo vissuti nella semplicità, nell'eremitaggio, però hanno lasciato una traccia. Non sono quelli che vanno nelle grandi cornici che noi ammiriamo di più, o se li ammiriamo soltanto così, non resta niente di dentro. Quello che ci attira di più è la semplicità. Siamo pure del singolo, però è un singolo che illumina. È un poco come, da queste parti non c'è questo fenomeno, ma io provengo dall'Appennino campano, nelle serate estive quello che attirava di più da noi ragazzini erano le lucciole, che poi che cos'erano? Una cosetta proprio da niente, eppure quella lucciola nell'oscurità attirava la nostra attenzione.
Io non dico che questi santi sono come un po' le lucciole, ma è una delle immagini che ci viene proposta di essere, e un po' si collega a quello che diceva questo senso civico, cioè il cercare di inserirsi in un contesto. Io faccio così perché ne sono convinto e non mi adeguo a tante forme di, diciamo pure, libere, per non usare un termine meno dispregiativo. Queste forme libere per cui che mi interessa, non appartiene a me. La bestemmia salesiana non tocca a me. Questo è nel linguaggio nostro, no? Io ho questo compito, mi è stato assegnato questo, al di fuori di questo io non guardo, non vedo, non tocco, no. Il non tocca a me non esiste, perché dovunque tu sei, sei salesiano a pieno titolo. Cioè presenza viva in mezzo al cortile, tra i giovani, per le strade, da qualsiasi altra parte. E un pensiero conclusivo, visto che il professore Iriti ha citato fuori una sua esperienza che lo ha un poco lasciato così. Udienza del 1° febbraio di questo anno, Papa Francesco ha parlato della virtù della speranza e continua ancora a parlare nelle udienze, tutti i mercoledì, della virtù della speranza. E non è una volta o due o tre, come Benedetto XVI ha preso in considerazione alcuni anni fa, i santi, e alcuni di questi, anche citato, alcuni di questi sono poco conosciuti per la loro esperienza, per il loro vissuto, sia perché non italiani, sia perché poco venerati dalle nostre parti. Sperare significa imparare a vivere nell'attesa e trovare la vita. La speranza cristiana è l'attesa di qualcosa già compiuta, avere la certezza che io sto in cammino verso qualcosa che è, non che io voglia che sia. Sembra un buon giochetto di parole, no? E questo mi fa ricordare l'espressione di San Paolo, e siccome le citazioni nel passato ce le facevano apprendere nella lingua latina, che dice: non abemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Non abbiamo qui una città permanente, cioè una località nella quale si estingue tutto quello che noi esprimiamo, perché siamo di passaggio verso la grande città futura. Salute e pace a tutti. Volete rispondere a qualche cosa? No, basta. Quindi possiamo chiudere allora. Sì. Allora chiudiamo con un grande ringraziamento a tutti i presenti, anche a coloro che sono andati via. Beh, e a coloro che non sono potuti venire. Sì. Cioè oggi viviamo un periodo di grande confusione a tutti i livelli. Però, come diceva Don Lindo, il Papa parla di speranza. Ecco, noi abbiamo la speranza, io penso e credo anche ai cicli storici di vecchia memoria, cioè le cose vanno, poi tornano, poi vanno, c'è sempre la speranza in un cambiamento positivo. E poi c'è la notte e il giorno, alla notte segue sempre il giorno. E quindi chiudiamo con questo augurio, che alla notte segua il giorno, e il giorno segua anche per le nostre zone, particolarmente per la Bovesia.